Volevo dire a tutti quanti, guardate, io ci sono, insomma, non sarò al timone, però insomma una ciappa sarà 20 anni sono tanti, insomma. Anche da fuori sarò sempre uno dei vostri, un arrivederci e non un addio. Così Giuseppe Bono ha sottolineato il passaggio del timone di Fincantieri, lo ha fatto partecipando all'inaugurazione del primo asilo nido aziendale e naturalmente si è soffermato sulla situazione dell'azienda che ha guidato per 20 anni in relazione allo scenario di guerra in cui stiamo vivendo. C'è il discorso della scarsità dell'acciaio per noi, soprattutto. L'aumento dell'energia ci tocca, ma non ci tocca. Se non abbiamo l'acciaio non possiamo lavorare. Noi avevamo intavolato una relazione importante con l'Ucraina che prevedeva di fare delle cose insieme in Italia e di fare le cose insieme lì. Erano diventati il nostro principale fornitore. Finora riusciamo comunque a sopperire. Poi, come tutte le cose del mondo, la guerra finirà. Avremo qualche problema di approvvigionamento. Finora no, ci eravamo preparati anche bene. Secondo Bono, il conflitto non avrà conseguenze negative sul mercato croceristico. Il problema del nostro paese è un altro. Che cambierà ripartizione globale, mondiale del lavoro. E lì ci dobbiamo domandare se l'Italia si attrezzerà per avere la sua quota di mercato. L'iniziativa degli asili nido aziendali è una delle migliori mai realizzate, secondo Bono. Fincantesimo è stato realizzato nella sede della divisione navi mercantili e potrà ospitare fino a 38 bambini dal prossimo anno scolastico. Il prossimo asilo nido sarà quello per i dipendenti del cantiere di Monfalcone, inserito nell'ex albergo operai. È una bellissima squadra qui con me, per cui ringrazio veramente tutti i miei che hanno lavorato in stretto contatto con la nostra corporate centrale. Abbiamo sviluppato questo progetto che, come vedete, poi abbiamo anche un po' di architetti nostri che hanno dato il contributo, alla fine è un bel risultato.